vogliamo cercare di capire questa sera quali sono le nuove frontiere del trasporto merci sostenibili, quali sono le nuove frontiere tecnologiche, quali sono i possibili impatti, cosa blocca ancora in questo momento la diffusione del gas liquido. Oggi devo dire che non penso che non sia più nessun blocco allo sviluppo del gas liquido. L'abbiamo visto questo evento qui in Gubbio oggi e domani. L'abbiamo visto settimana scorsa nella Valtellina, dove avevo un altro esempio, dove in posti relativamente distanti si sviluppa una tecnologia sostenibile, che è il gas liquido, su un trasporto, su un sistema di trasporto molto efficace. Ogni settimana che passa stiamo a inaugurare una nuova stazione di energia. Dunque, lo che era forse il fattore bloccante, che era la disponibilità del rifornimento tramite queste stazioni, oggi sta sparando così veloce come forse parlo. Proprio c'è un grande movimento di sviluppo di queste rette. Si fa ancora in modo che è ancora migliorabile a livello dell'efficienza e del costo, perché oggi l'LNG in Italia deve arrivare di porti come Marsiglia, per esempio, o Barcellona. Ci auguriamo di avere spesso, presto un terminale in Italia, che sia Salerno, Livorno, Venezia, però neanche questo adesso è una barriera, anzi è solo un fattore che potrebbe accelerare. Oggi è già competitivo, è riconosciuto come tale, i grandi datori di lavoro per i trasportatori lo dimandano. Non è più che una domanda lo facciamo o non lo facciamo. Le grandi società internazionali che curano il loro bilancio di sostenibilità oggi non ammettono più che sia il trasporto sul gomma a diesel, vogliono altro, vogliono il gas. Dunque io non vedo davvero più barriere. Noi abbiamo lanciato il prodotto adesso a 400 HP, che è perfettamente competitivo per il 90% dei cicli di trasporto logistica sul gomma. Adesso è solo un movimento che si accelererà e siamo molto positivi. Ecco, quindi voi nel 2017 quanto pensate di vendere a motore che richiede il gas liquido e quanto invece il gasolio? Allora, se prendo tutta la nostra produzione di Madrid, dove fabbrichiamo i pesanti, nel piano di investimento che avevamo prendevamo un 5-8%. Adesso potremo facilmente arrivare al 15%, se non il 20%, dei trattori. Poi c'è anche un settore speciale che forse non conto nella percentuale, ma siamo noi stessi sorpresi dall'accelerazione della richiesta, e non solo dei mercati, diciamo, green o favorevoli come sono l'Italia, la Francia o la Spagna, ma anche di mercati che finora erano tutto diesel come la Germania, che stessa si sta, forse anche per la colpa del scandalo Volkswagen, si sta abbattendo il muro della resistenza a tutti i costi sul diesel, e invece si vediamo dei clienti, soprattutto nella logistica green per supermercati in Germania, che adesso ci hanno ordinato 20 gas LNG, quando noi non avevamo mai previsto di venderne in Germania. Ecco, una piccola parentesi sull'idrogeno. L'idrogeno ci abbiamo lavorato, 10 anni fa avevamo già dei bus all'idrogeno, il gruppo ha anche fatto 5 anni fa un trattore di idrogeno. Oggi lo che ci rendiamo conto è che l'idrogeno non è competitivo e non sarà competitivo per tanto tempo rispetto al gas. Perché l'idrogeno nella sua generazione è relativamente complesso. Oggi la maggioria dei processi di creazione, tale come esistono, sono legati alle emissioni di CO2, purtroppo. Non siamo ancora arrivati a fare una elettrolisi di energia solare rinnovabile competitiva, questo non l'abbiamo ancora risolto, mentre il biometano, il biogas, il bioLNG sono già una realtà, perché la natura stessa produce biometano attraverso la metanizzazione di scarti, di residui organici. Dunque siamo in una situazione dove si vede che il gas, soprattutto con il ponte rapido senza barriera tecnologica sul biometano, sta praticamente uccidendo la prospettiva di idrogeno a medio termine. Le faccio un'ultima domanda: dove vanno a morire i camion quando vengono
vengono ritirati dai veicoli, piuttosto che cosa se ne fa? Sappiamo i pneumatici, che c'è tutta una catena del rifiuto e del riciclo. I camion? Ma sempre di più andremo a parlare di riciclaggio dei veicoli. Un esempio appunto molto interessante, prendiamo l'esempio di un camion LNG di Iveco come le lanciamo. Noi siamo resi conti che i serbatoi LNG hanno una durata di vita, basta certificarli, di 20 anni, facilmente, forse 30. Dunque stiamo già implementando un processo di riciclaggio dei serbatoi per rimontarlo sul prossimo camion che verrà costruito. Dunque siamo già nel riutilizzo di componenti. È un componente importante perché sarà con il motore il più caro di un camion LNG. Dunque stiamo già guardando. E queste tecnologie, visto che il gas non inquina il componente, non danneggia il componente come il diesel, siamo già in questa prospettiva di riciclaggio dei componenti per ulteriore rifabbricazione. Bene, ci auguriamo che tutti quanti ci siano forze notevoli in questa strada. Assolutamente, noi come Iveco, il nostro motto è essere il partner per il trasporto sostenibile dei nostri clienti. In questo senso vogliamo essere leader, pionieri e costruire una posizione di rilievo a livello globale come azienda, perché noi oggi sappiamo e tanti datori di lavoro per i trasportatori sanno che ogni giorno che passa ci conferma che non ci saranno aziende di successo nel futuro che non hanno indirizzato la sostenibilità al cuore della loro strategia. Oggi Iveco fa parte del Cineca Industrial, che è il suo leader, che è il leader nel settore di capital goods e beni di investimenti nel Dow Jones Index della sostenibilità. Trattiamo la settimana scorsa nella Valtellina con Nestlé, San Pellegrino, che stessi sono leader nella loro categoria. Dunque sappiamo che il valore domani di un'azienda sarà sempre più legato a un processo di rispetto della sostenibilità e non soltanto un processo di performance finanziaria. Anzi, perché la sostenibilità oggi forse diventa anche economica. Esattamente. Grazie. Prego.